Eccoci qui allo stand di Yolla, sempre a Barcellona al Mobile World Congress, per prendere una piccola review del Yolla Phone attrezzato con Sailfish OS, un nuovo sistema operativo che integra la possibilità anche di installare AFK da Android. Diamo un'occhiata al telefono per prima cosa, frontalmente, fotocamera anteriore, capsula auricolare, un LED di notifica che in questo momento sì, ok, perfetto, riusciamo a vederlo. Laterale pulito, notiamo nel frattempo il design estremamente curato, sembrano effettivamente due blocchi separati che si uniscono con questa sfondatura alternata ai lati e sopra e sotto. Altro lato troviamo accensione e spegnimento, bilanciere del volume, sotto gli speaker che sembrano essere stereo, sopra micro USB, jack per le cuffie, sotto fotocamera con flash LED. Quello che ci hanno spiegato qui in Yolla è che il sistema operativo è studiato per essere utilizzato sempre e soltanto con una mano, semplificandoci la vita nell'utilizzo. Vediamo la lock screen con messaggi, email e chiamate perse. Per sbloccare, semplicissimamente, uno swipe all'insù. La home page, semplicemente tutte le nostre applicazioni che sono attive al momento, con possibilità, tenendo schiacciato, di chiudere tutto per poter liberare memoria. Uno swipe ancora in alto e abbiamo il drawer delle applicazioni, mentre ritornando indietro con uno swipe in basso riblocchiamo lo schermo. Ancora scorrendo in basso troveremo il menu contestuale che è presente per ogni applicazione. E la cosa particolare è che ogni volta che viene selezionata una voce abbiamo un feedback di vibrazione che ci permette di sentire per bene cosa stiamo selezionando. Andiamo a vedere un attimo le impostazioni, che sono semplificate con degli switch rapidi per tutte le applicazioni principali, e poi andiamo sul sistema per dare un'occhiata. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare, che informazioni. Questo è il menu che ci mostra quello che abbiamo da impostare su questo telefono. Uno swipe da sinistra verso destra per tornare alla home page. Vediamo un pochino se riusciamo ad avviare l'applicazione internet. Non abbiamo purtroppo connessione LAN, ci dispiace non poterci mostrare questo, come funziona la navigazione web. Che dire, un progetto interessante, non sappiamo effettivamente che successo avrà, non sappiamo che diffusione avrà, però sicuramente qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa che magari svecchia tutti i sistemi operativi che sono un po' standard. Ci sono sottolineato per esempio il mancato utilizzo di tasti sotto, che magari ci impedisce in alcuni movimenti, in alcune situazioni, di poter utilizzare il telefono al completo. Per Android Blog, un saluto da Gabriele da Mobile World Congress.